Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le moltiplicazioni e le divisioni di radicali. Innanzitutto dovete sapere una regola molto importante. È possibile moltiplicare o dividere uno o più radicali tra di loro purché abbiano lo stesso indice di radice. In questo esercizio abbiamo la prima radice che ha indice 2, che è sottointeso, mentre la seconda radice ha indice 6. Dobbiamo portare entrambe le radici allo stesso indice di radice. Per fare questo dobbiamo scegliere l'indice di radice facendo l'MCM. L'MCM tra 2 e 6 è 6. Quindi riscriviamo le nostre radici tutte con indice 6. La prima, 6 diviso 2, 3. Quindi devo elevare tutto il radicando alla terza. Ho riscritto il radicando, solo che invece di 4 mi sono avvantaggiata per i passaggi successivi e ho scritto 2 alla seconda. Infatti 2 per 2 fa 4. Tutto questo abbiamo detto elevato alla terza. Diviso, stessa cosa. 6 diviso 6, 1, quindi vuol dire che devo elevare tutto questo alla 1. In pratica lo devo riscrivere. Ora che hanno lo stesso indice di radice, posso scrivere l'operazione tutto sotto un'unica radice. Elevando il primo radicando tutto alla terza abbiamo 2 per 3, 6, quindi 2 alla sesta. 4 per 3, 12, quindi A alla 12. 6 per 3, 18, quindi B alla 18. Il diviso la trasformo in per e ribalto questo, quindi siccome questo era scritto sopra, ora lo scriverò sotto. Ora andiamo a semplificare. Qui ho 6 volte 2, mentre qua una sola. Quindi si semplifica sopra e sotto, qua va via tutto e qua me ne rimangono 5. Poi A alla 12 e A alla 9, qua va via tutto e qua me ne rimangono 3, perché 12 meno 9, 3. Qui ho B alla 18, qui B alla terza, quindi qua va via tutto e qui viene 18 meno 3, 15. Quindi riscrivendola meglio viene... Gli esponenti sono tutti diversi tra loro e non sono multipli di un particolare numero, quindi non posso in alcun modo semplificare gli esponenti con l'indice di radici, quindi questo è il risultato. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un po' più difficile. Ok, questa volta abbiamo una moltiplicazione e divisione tra tre radici. Abbiamo come indice di radice 4, 3 e 6. Quindi, prima di tutto, abbiamo detto che dobbiamo portare le radici allo stesso indice di radice. E l'MCM tra 4, 3 e 6 è 12. La prima radice, riscrivendola, viene 12 diviso 4, 3, quindi devo elevare tutto il radicando alla terza. Invece di riscrivere il radicando così, noto che al denominatore posso scomporlo, perché questa è una somma per differenza. E quindi viene A più B, A meno B. Per cui questo termine è diventato A più B, A meno B. Sopra l'ho ricopiato e abbiamo elevato tutto alla terza. Ora, la seconda radice, 12 diviso 3, 4, quindi devo elevare tutto il radicando alla quarta. L'ultimo, 12 diviso 6, 2, quindi eleviamo tutto questo alla seconda. Anche qui noto che sotto possiamo scomporre il denominatore in una somma per differenza. A meno 2b, A più 2b. Per cui mi avvantaggio per il passaggio successivo. Per cui 1 l'ho ricopiato, questo termine scomposto è diventato A meno 2b, A più 2b, tutto elevato alla seconda. In questo modo abbiamo riscritto le nostre tre radici con lo stesso indice di radice. Per cui ora posso risolvere le operazioni di prodotto e quoziente tutte sotto lo stesso indice di radice. Elevando il primo radicando alla terza abbiamo sopra A più B alla terza e sotto pure A più B alla terza, A meno B alla terza. Elevando tutto il radicando alla quarta, eleviamo il numeratore alla quarta e il denominatore alla quarta. Il diviso lo trasformo in per e ribalto, quindi 1 che è sopra diverrà sotto e questo denominatore che era scritto sotto lo scriverò sopra. Elevato tutto alla seconda mi viene A meno 2B alla seconda, A più 2B alla seconda. Tutto fratto 1 posso anche evitare di scriverlo. Ora possiamo procedere con la semplificazione. Sopra e sotto abbiamo la stessa quantità e quindi va via. Qui ho A più 2B alla quarta e qui alla seconda, quindi qui mi va via tutto e qua me ne rimangono 2 perché 4 meno 2, 2.
Poi non c'è più altro che si semplifica, quindi riscriviamo il nostro radicale. Sopra mi rimane a-2b alla quarta, a-2b alla seconda, quindi per le proprietà delle potenze li moltiplico, perché ho la stessa base, quindi sommo gli esponenti 4 più 2, 6. Sopra ho a-2b alla sesta. Sotto abbiamo a-b alla terza, lo ricopio, e a più 2b alla seconda. E questo è il risultato. È ora di mettere in pratica quello che hai imparato da questo video. Se ti alleni con me ormai da un po', avrai capito che se ti eserciti e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. Non farti prendere dalla pigrizia, non rimandare, mi raccomando, fai subito gli esercizi e mettiti alla prova. E anche per oggi è tutto. Se hai un compito su questo argomento, io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Mi raccomando, non ti agitare, non andare in ansia, perché le cose le sai fare. Se invece hai guardato questo video così, tanto perché eri interessato, perché eri curioso, beh, ti faccio ancora di più i miei complimenti. È sempre un buon momento per passare del tempo a studiare e imparare cose nuove. Come sempre io mi presento, sono Magna Tomassini e ormai il mio motto lo conoscete tutti, è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.